Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Vivere la Speranza. Per insegnare ai suoi discepoli come pregare, Gesù li mette in preghiera, li fa entrare nella sua preghiera e la depone nel loro cuore, in modo che, ripetendo le sue parole con fede e amore, sgorghi in loro come preghiera sua e nello stesso tempo come loro preghiera veramente personale. Così scrive Henri Caldelari nel suo libro Padre, Il tuo nome è preghiera, edito dalle Paoline Editoriali Libri. Il Padre nostro, continua Caldelari, contiene tutte le forme di preghiera cristiana: adorazione, lode, domanda, riconciliazione, eccetera. Se si persevera nel Padre nostro, essa diventa la sorgente viva della preghiera personale. È una vera scuola di preghiera alla quale possono iscriversi i più umili, i più semplici, i più piccoli, con la certezza di giungere ai più alti gradi della contemplazione. Rispondendo ad uno dei suoi discepoli, come gli aveva detto: Signore, insegnaci a pregare, Gesù ha insegnato il Padre nostro. Le parole che compongono questa bellissima preghiera sono fluite dalla ipsissima vox di Gesù Cristo. Ed è grazie a Lui, con Lui, per Lui ed in Lui che tutti i cristiani possono invocare il Padre Celeste con il tenero appellativo di Abba, Padre. Con l'aiuto del biblista Don Alessandro Pilla, oggi facciamo un fantastico viaggio nel cuore di questa preghiera, fornendovi la possibilità di conoscerla meglio, considerando le due versioni con le quali è giunta fino a noi, quelle presenti nei Vangeli di Matteo e Luca. Soprattutto cercheremo di risalire all'antichità del Padre nostro e quindi possibilmente al momento stesso in cui Gesù l'ha pronunciata. Cercheremo altresì di spiegare il significato di alcune espressioni, come rimetti a noi i nostri debiti e non ci indurre in tentazione, considerando il tema del rapporto figlio-padre che permea tutto il testo. Nella seconda parte della trasmissione ci sarà la riflessione sul Vangelo di domenica 1 febbraio 2015, quarta domenica del tempo ordinario, quindi alcune notizie dal mondo cristiano e il Terra Santa News realizzato dal Christian Media Center di Gerusalemme. E a tutti ben ritrovati, benvenuto Don Alessandro. Grazie, un caro saluto a voi, un ripetuto Saluto a saluto di tutti, ti bene a tutti ripeto. coloro che ci seguono. Allora, la preghiera del Padre nostro è giunta fino a noi attraverso due diverse redazioni evangeliche: quella di Matteo, un po' più lunga, e quella di Luca, un po' più corta. Sì. Quale di queste due versioni è più vicina alla preghiera originale, così come scaturita Sì, dal sì, cuore del sì, sì, sì. Cristo? Beh, noi siamo abituati al Padre nostro, così come lo recitiamo, ed è la formula che è stata trasmessa da San Matteo. Quindi quella di San Luca invece è leggermente più corta, ma si tratta sempre della stessa preghiera insegnata da Gesù. Ecco. Si tratta di una preghiera che ovviamente è un po' come la sintesi di tutto il Vangelo. È come il Vangelo un po', per così detto, per così dire, un po' concentrato, ecco, il compendio del Vangelo, un Vangelo potremmo dire bonsai, ecco, che chiaramente, per così dire, è tutto incentrato, è tutto retto dalla prima parte, la prima cosa, l'invocazione, ecco, Padre, quindi una preghiera che si regge su questa invocazione fondamentale, importante, presente ovviamente in tutte e due le formule, ecco, sia di Matteo e sia di Luca. Normalmente gli studiosi spiegano queste piccole variazioni, perché non sono sostanziali, lo dico subito, perché il Padre nostro di San Matteo lo conosciamo, quindi non occorre ripeterlo. Invece dico un po' a memoria quello di San Luca, per far comprendere anche a chi segue un po' sostanzialmente le variazioni. Allora, Luca dice semplicemente: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Questa è l'invocazione, è la prima parte. La seconda parte
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo, anzi, San Luca dice, rimetti a noi i nostri peccati come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione. Sostanzialmente abbiamo a che fare con le stesse domande, nella prima parte. Domandiamo in effetti, per così dire, il regno di Dio, la volontà di Dio che si compia sulla terra come è compiuta lassù in cielo, ovviamente. La seconda parte invece riguarda noi altri. La prima parte riguarda Dio, la seconda parte riguarda noi altri e i beni di cui abbiamo bisogno, da quelli materiali a quelli spirituali. Ma la sostanza della preghiera resta. Sostanza resta. Quindi il Padre nostro è scaturito dalle labbra di Gesù in diversi modi. Sì, in effetti, con ogni probabilità versioni. Quella di Matteo è la versione utilizzata dalla Chiesa che viveva a Gerusalemme, dai cristiani che provenivano dal mondo ebraico e vivevano a Gerusalemme, con ogni probabilità, ecco. Mentre quella di Luca è della comunità proveniente dal mondo pagano e che viveva ad Antiochia, Siria, l'attuale Siria per intenderci, no? Grosso modo, possiamo dire un poco più o meno queste cose. E dietro ogni invocazione del Padre nostro sono riconoscibili espressioni di preghiere ebraiche o dell'Antico Testamento. Certo. Ma e soprattutto l'aramaico, la lingua che gli ebrei parlavano al tempo di Gesù, che fa da substrato a questa bellissima preghiera. Sì. Certamente non sempre è possibile tradurre diciamo lo spirito di un testo o di una lingua a un'altra, specialmente laddove i testi sono un po' più difficili. Anche quando le lingue sono così diverse. Interpretare, esatto. E, come per esempio le frasi, rimette a noi i nostri debiti e non ci indurre in tentazione. È vero che queste espressioni sono originali di Gesù e che cosa possono significare, almeno per noi occidentali? Allora, siamo in effetti nella seconda parte, del Padre nostro. Rimetti a noi i nostri debiti, che i debiti siano i peccati, non c'è da discutere, perché San Luca, che scrive, ripeto, a non ebrei, pagani diventati cristiani, quindi che non conoscevano l'ebraismo che soggiace a questa espressione, ci informa chiaramente che i debiti sono peccati, praticamente, no? Che i peccati sono debiti. Debiti ovviamente non economici, c'è fuori discussione anche questo, penso, non parliamo in termini di economia, o se di economia della salvezza, di un progetto di Dio che ci salva in termini teologici. Si tratta di debiti che potremmo sintetizzare debiti di amore, debiti di non corrispondenza, e qui richiamerei un po' la parabola dei talenti. Il Signore ci dà dei doni, e questi doni non vengono corrisposti, non vengono utilizzati, vengono sciupati, vengono nascosti. Ecco, il Signore condanna l'ultimo servo a cui dà il suo talento. Un talento è una cifra mastodontica, erano 6.000 giornate lavorative, un solo talento. Ecco, per farmi capire velocemente, un solo talento è 6.000 denari. Un denaro era l'equivalente di una giornata lavorativa di oggi, no? Quindi immaginate quando non si corrisponde, come diventa faticoso, ovviamente, dire che una persona ama. L'amore va corrisposto. Ecco qua, allora ogni volta che non corrispondiamo è come se avessimo crediti, debiti nei confronti di Dio, come se facessimo dei debiti nei confronti di Dio. Allora rimetti a noi i nostri debiti e non ci indurre in tentazione. Ecco, anche quest'altra espressione è tipicamente ebraica, fondamentalmente ebraica, quindi i debiti sono e hanno a che fare con la cultura ebraica, la espressione non ci indurre è altrettanto legata al mondo ebraico, dove questo verbo corrisponde a un verbo che significa entrare. In ebraico suona bo, proprio così, bo, significa entrare nella tentazione, cioè cadere nella tentazione, perché ovviamente non è Dio che vuol farci cadere nel peccato. Cadere nella tentazione equivale a cadere nel peccato, no? E entrare nell'azione significa cedere alla tentazione. E chi ci tenta non è certo Dio, è il demonio che ci spinge a cadere nel male. Ecco, la tentazione intesa proprio non come prova, ma come caduta, come insidia.
come trabocchetto, esatto. D'accordo? Come intralcio per poterci far cadere e peccare, in effetti. Spero di essere stato chiaro in maniera sintetica, ovviamente. A quanto pare nell'antichità cristiana la preghiera del Padre Nostro era riservata solo ai battezzati. Questo perché solo essi potevano chiamare Dio col nome tenerissimo, sì, di Abba, che significa papà, padre mio. Gesù si è rivolto al Padre con questa sublime parola. Allora, sì, possiamo dire che con questa preghiera, con la quale Gesù ci invita a chiamare il Padre nostro, Abba, nasce un rapporto nuovo tra l'uomo e Dio. Sì, dunque, allora, in effetti, parlando del termine padre, parlando di questo termine, possiamo dire che nella Bibbia ha un triplice significato. Possiamo dire così in maniera un po' superficiale, è chiaro. Però solo per farci intendere, soprattutto da coloro che ci seguono. Allora, se parto dal Genesi o dal libro della Genesi, chiaramente la parola padre può essere riferito al creatore. Dio che crea, è come un papà che crea, no? Ecco, mette a mondo le cose, l'uomo, ecco. Quindi potrebbe essere l'equivalente di un creatore. Allora, Dio è padre di tutte le creature, in modo particolare degli uomini, è ovvio, no? Soprattutto, ecco, padre, colui che mette in vita, in essere, il padre colui che mette in vita, in essere tutte le creature. Va bene, in modo particolare, ripeto, all'uomo, a cui è destinato il paradiso terrestre. D'accordo? Leggendo e andando un poco avanti il libro dell'Esodo, scopriamo che c'è questa paternità particolare che il popolo ebraico sente tra sé e questo Dio che diventa il suo alleato. Allora, qui padre più che creatore significa dunque alleato, è il padre di un popolo, in effetti, no? E faccio ascoltare anche coloro che ci seguono una delle preghiere più belle del mondo ebraico. Sono chiamate le 18 benedizioni, si chiama così. Io leggo una parte della sesta benedizione. Perdonaci, Padre nostro. Ecco qui. È sentito come Padre nostro. Padre perché è il nostro alleato. Ha una relazione tutto speciale con il popolo ebraico. Perché abbiamo peccato. Sentite, no? L'espressione. Il Padre nostro, ovviamente, come fa a non risentire anche... assolvici nostro re, perché abbiamo mancato, poiché tu sei un Dio benevolo che perdona. Benedetto sei tu, Signore misericordioso, che molto perdona. È la sesta di queste 18 benedizioni. Ho voluto leggerla, me la sono riportata qui sul testo proprio per poter far capire come ci sono certamente delle bellissime, ecco, testimonianze e legami tra le preghiere, la preghiera di Gesù e questa preghiera. Ovviamente se andiamo avanti con Gesù abbiamo a che fare con la parola padre che diventa, per così dire, il genitore, che ovviamente è il genitore che adotta. Ecco, papà adottivo. Ecco, adotta i cristiani in Gesù. Ecco, noi fratelli di Gesù diventiamo figli adottivi di Dio. Ecco, e qui potete immaginare. Allora, agli ebrei viene dato come promessa, come dono, la terra promessa. Alle creature, libro della Genesi, il paradiso terrestre. Agli ebrei la terra promessa, la terra dove scorre latte e miele, la Palestina per intenderci, la terra di Gesù, e qui invece in dono, proprio perché figli adottivi, ci dà la sua vita, ci dà il suo paradiso, è il paradiso celeste. Non so se riesco a far capire, in poche battute, ecco, il crescendo che ci sta quando usiamo questa parola, ecco, da padre di tutte le creature, ecco, a padre degli ebrei, per così dire, ecco, e a padre di coloro che attraverso il battesimo vengono innestati nella vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che diventa una vita che è vita di paradiso. D'accordo? Naturalmente per coloro che vengono battezzati e vivono da battezzati, non basta essere battezzati, per vivere il paradiso celeste. Quindi c'è, per così dire, c'è una elevazione superiore attraverso il battesimo, attraverso ciò che Gesù è venuto a dirci. Ripeto, questa parola padre, che è un po' la colonna portante di tutta la preghiera cristiana. In seguito a quella preghiera che ha detto prima, sì, possiamo dire, Don Alessandro, sì, che
Nell'insegnare quindi la preghiera del Padre Nostro, Gesù si sia ispirato alla preghiera ebraica del Kaddish. Sì, sì. Ci sono delle analogie. Certo, sono contatti con tante preghiere ebraiche, inclusa quella che stiamo dicendo del Kaddish, ha a che fare con Kadosh, che significa santo, santificare. No, ecco, noi nella prima parte, adesso siamo andati alla prima parte del Padre Nostro, diciamo sia santificato il tuo nome. Ci auguriamo che, ecco, da figli glorifichiamo il nostro papà. Dico così per farci capire velocemente, no? Allora, ecco, Dio è già santo, secondo l'espressione di Isaia, è tre volte santo, cioè il santo per eccellenza, no? Santo, 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 il santo dei santi, come chiamiamo il tabernacolo, Gesù santissimo, appunto santi, significa che è il santo per eccellenza. Chiaramente non siamo noi a santificare Dio, Dio è già santo, ma va glorificato, va esaltato, ecco, va onorato nel nostro modo di vivere da figli. Quant'è che un papà è onorato da un figlio? Quando il figlio si comporta bene, è diciamo così, è ammirato, è stimato, ecco, dagli altri. Il papà ne esalta le qualità. Esatto. E viceversa. Quindi si tratta praticamente di onorare, glorificare Dio nel nostro modo di vivere, nel nostro modo di parlare, di agire, di pensare e di fare, ovviamente. Benissimo, più chiaro di così. Spero di essere stato grazie, chiaro, spero. Grazie per essere stato con noi. A voi. A presto. Chi si reca in pellegrinaggio nella Terra Santa non può non essere incantato da una delle località più affascinanti di quelle che pur sempre la Terra di Dio. È il territorio che circonda le placide acque del lago di Tiberiate, il lago di Gesù. In questo territorio di Galilea, così caro a tutti noi che abbiamo incontrato Cristo e il suo inimitabile annunzio vitale del regno, si respira tuttora l'atmosfera vibrante e confortante della sua presenza. Una struggente nostalgia di lui e di ciò che ha fatto proprio qui, sulle rive di questo bacino chiamato anche Mar di Galilea. Ma non possiamo soffermarci a fissare intensamente queste acque e colui che le ha navigate, donandoci la sua parola che non passa. Dobbiamo andare oltre per condurvi più avanti, verso nord, lungo la riva occidentale, fino a Cafarno. È il villaggio di Gesù, la città della missione. Piena di vita al tempo del Signore, ci passava la via Maris, la via del mare, e c'era anche un posto di dogana. Per effetto di un terremoto, Cafarno scomparirà dalle carte geografiche nell'anno 665, facendo perdere ogni traccia finanche sulla sua ubicazione. Solo in seguito agli scavi, condotti in epoche successive dagli archeologi francescani di Terra Santa, è stato possibile identificarla. Eccolo qui, la città di Gesù. Non restano che alcune vestigia immerse nella campagna variamente ondulata che si affaccia sulle rive del lago di Kinneret, o meglio ancora Mar di Galilea. E questa era la sinagoga di Cafarno, costruita proprio qui, su quella originaria nella quale Gesù ha predicato tante volte. Ed è proprio qui, su questo sacro suolo, che Gesù ha dato vita alla scena presente nel Vangelo di Marco. Thank you.
Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: «Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù lo sgridò: «Taci, esci da quell'uomo». E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea. Gesù e i suoi discepoli entrano nella sinagoga di Cafarnao. È lo Shabbat, il sabato, giorno di festa per gli ebrei, e tutte le attività lavorative si interrompono. È il giorno del Signore, come la nostra domenica. Il popolo si raduna nella sinagoga, il luogo dell'assemblea e della preghiera, dove il sabato si prega insieme e si legge la scrittura sacra. Durante l'assemblea dello Shabbat, chiunque può prendere la parola. Entrato quindi nella sinagoga di Cafarnao, Gesù si mette a insegnare, sorprendendo i suoi ascoltatori per il suo insegnamento, in quanto parla loro come uno che ha autorità e non come gli scribi, i dottori della legge. Questo passaggio dell'Evangelista Marco è molto importante, perché in Israele gli scribi sono i maestri della legge, sono cioè i teologi e i giuristi che si avvalgono del titolo di rabbi, che significa maestro. A Gesù è riconosciuta invece un'autorità superiore, come annota Marco nel suo Vangelo, e che ripeto ora. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Seguite attentamente questo testo, perché ci permette di cogliere qualcosa di molto importante in riguardo a colui che sta insegnando nella sinagoga, cioè Gesù di Nazareth. Marco pone l'accento su un elemento che potrebbe apparire insignificante, ma non lo è. Anzi, si tratta di un'espressione di particolare significato. Gesù insegna con potenza e autorità, come traspare dal termine greco exousia, il che significa che Gesù insegna con un'autorità mai vista finora. E se gli scribi stanno sotto l'autorità della legge che essi spiegano, Gesù appare come al di sopra della stessa legge. Quindi, e lo vedremo molto bene durante tutto il periodo della predicazione di Gesù,
Quindi lui ha un modo di predicare, di insegnare molto più autorevole rispetto a quello degli scribi. E chi è che può avere un'autorità superiore a quella di coloro che sono considerati i più profondi studiosi e conoscitori della legge dei profeti? La risposta la lascio a voi, anche se poi ci arriveremo alla fine di questa riflessione. Il popolo raccolto nella sinagoga è come stupito dalle parole di Gesù, meravigliato e non solo per quello che dice, ma per l'autorità con la quale annuncia l'irruzione del regno di Dio. Ma le sue parole sono suffragate da un'azione straordinaria, che conferma l'autorità e la potenza di Gesù. A un certo punto, infatti, la tranquilla adunanza del sabato è interrotta da un fatto clamoroso. Dietro l'involontaria, sapiente regia narrativa di Marco Evangelista, l'obiettivo invisibile si volge nuovamente verso il protagonista, Gesù di Nazareth. Un uomo che è nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, comincia a gridare: "Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio." E Gesù a lui: "Taci, esci da quell'uomo." A questo punto lo spirito immondo esce da colui che aveva reso schiavo del suo possesso, lasciandolo finalmente libero. Un gesto simbolico e reale, molto importante, direi, fondamentale. La storia umana, quello compiuto da Gesù con la liberazione dell'uomo posseduto dal demonio, finalmente lui annuncia di essere venuto a liberare ogni uomo dal male, dalle tenebre, dell'errore, dalla morte. A questo punto tutti sono presi da timore, chiedendosi a vicenda: che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità comanda perfino gli spiriti immondi e gli obbediscono. C'è un bel punto interrogativo. E a questo interrogativo, che troviamo nel Vangelo di Marco, ci sarà in seguito una risposta. Certamente con l'esperienza della vita in comune col Maestro, con l'ascolto della sua parola straordinaria, con il vedere e il toccare per mano i miracoli strepitosi, con il segno dei segni della sua morte e risurrezione, allora gli amici di Gesù, i discepoli, capiranno che quel segreto appena svelato parzialmente si rivelerà in tutto il suo fulgore, manifestando nella gioia della Pasqua il Signore della vita, il Figlio di Dio, il Principe della pace, Dio stesso. Non crediate, cari amici, che quel Gesù che entra nella sinagoga di Cafarnao e libera l'uomo posseduto dal demonio sia lontano da noi e che sia assente e sordo di fronte alle nostre invocazioni. È la nostra fede che ha bisogno di renderlo presente.
se noi crediamo veramente che Gesù è vivo, è vero, è operante nel suo popolo, specialmente laddove ci sono coloro che si sentono bisognosi di Lui, se noi gridiamo fortemente a Lui dicendo: vieni Gesù, toccami Gesù, guariscimi, Lui viene, tocca, guarisce, libera. Cari amici, chi pensa di importunarlo o di dargli fastidio invocandolo non ha capito niente del suo amore, della sua tenerezza, della sua solidarietà con tutti gli uomini, ma specialmente con coloro che si riconoscono bisognosi del suo perdono e soprattutto con quelli che vede più vicini a Lui, nella sua immagine di uomo del patire. Invochiamolo, importuniamolo, tendiamogli la mano e le braccia, specialmente in questo tempo tempestoso che sta vivendo l'Occidente, e diciamogli: vieni Signore, non ho paura di chiamarti, perché so chi sei tu. L'indemoniato dice: il santo di Dio. Noi possiamo dire: so chi sei tu, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Le sfide dei cristiani arabi in Israele sono state al centro di un convegno alla Hebrew University di Gerusalemme, tra gli interventi Michel Sabai e alcuni giovani testimoni. Le celebrazioni per il Natale degli ortodossi armeni il 18-19 gennaio chiudono la lunga stagione natalizia a Betlemme, tempo di festa ma anche di bilanci. La presenza di immigrati e rifugiati è una sfida continua per la Chiesa di Terra Santa, che ha riunito molti di loro a Jaffa nella giornata mondiale indetta dal Papa. Cana di Galilea, dove Gesù ha compiuto il primo miracolo, è il luogo dove ogni anno le coppie rinnovano le loro promesse matrimoniali. Menzionati nell'Antico e nel Nuovo Testamento, gli alberi più antichi di Gerusalemme raccontano a modo loro la storia della città santa. Sono 130.000 in uno stato di circa 8 milioni di persone, sono arabi palestinesi ma hanno passaporto israeliano. Vivono in un paese dove le religioni più praticate sono ebraismo e islam, ma professano la fede in Gesù Cristo. Credono nello stesso Dio ma appartengono a 13 chiese diverse, tra cattolici, orientali, ortodossi e protestanti. Si tratta dei cristiani arabi che vivono in Israele. Insieme ai fedeli di lingua ebraica, 150.000 immigrati costituiscono la comunità cristiana presente nella nazione medio orientale. Hanno libertà di culto e possono costruire chiese, gestiscono scuole tra le più prestigiose in Terra Santa, ma affrontano ogni giorno i problemi tipici delle minoranze. Il cristiano che vive nel paese oggi affronta le stesse sfide di ogni palestinese, ma ci sono altre sfide a lui proprie, come la sua identità come cristiano nella situazione in cui vive, come deve agire nella sua situazione, come reagire al fondamentalismo religioso, sia nella comunità palestinese musulmana sia in quella israeliana. Essendo una minoranza, la legge dei numeri potrebbe opprimerli. Se uno è credente, però, i numeri non prevalgono, perché la forza della fede cancella tutte le altre. Ma se uno non ha fede, allora si conterà come uno, due o tre. In questo caso, la maggioranza lo opprimerà.
Cittadini israeliani a pieno titolo, secondo il patriarca emerito Sabai, i cristiani devono essere leali con il proprio paese, che dovrebbero aiutare nel processo di pace, ma anche con se stessi come cristiani palestinesi. E la condizione dei cristiani arabi in Israele è stata al centro di una 2 giorni di studi presso la Hebrew University di Gerusalemme, che ha accolto ricercatori da tutto il mondo. Ospitare il convegno l'istituto di ricerca Harry Truman per l'avanzamento della pace. Abbiamo raccolto studiosi di discipline differenti che stanno provando a trovare soluzioni insieme, anche un po' all'avanguardia. Finora abbiamo più domande che risposte. Una di queste riguarda l'ipotesi dell'arruolamento di cristiani arabi nell'esercito israeliano, finora per prassi esentati, possibilità su cui i vescovi cattolici di Terra Santa si sono detti contrari, anche per il rischio di dover andare a combattere contro altri palestinesi. Stessa posizione è stata espressa dalla Chiesa sulla possibilità data dal governo israeliano di definire i cristiani israeliani non come arabi ma come aramei, dalla lingua aramaica parlata per secoli da ebrei e arabi, in quanto punterebbe a dividere questi cristiani dagli altri palestinesi. Tutti parlavano l'aramaico, ma la storia avanza, la storia non si ferma. Qui siamo diventati arabi, oggi siamo quello che siamo adesso e non quello che eravamo 1000 anni fa. Si tratta di scappare dal presente e dalle difficoltà odierne e nascondersi nel passato. Queste altre prove chiamano in causa soprattutto i giovani, coinvolti più di altri nell'integrazione all'interno della società israeliana. Lo studio universitario per una donna araba non è facile. C'è la difficoltà della lingua, una cultura molto differente. C'è anche il conflitto israelo-palestinese. Io ho dovuto affrontare queste difficoltà in un modo o nell'altro, in momenti particolari, a seconda dell'evoluzione politica. Io sono di Nazareth. È molto importante fare informazioni su chi sono i cristiani in Terra Santa e anche parlare della loro identità e della loro fede, in primo luogo per loro stessi come minoranza che vive qui, nel paese. Poi, credo che il loro ruolo come operatori di pace debba emergere e avere effetti sulla società. Suonano a festa le campane, la croce fiorita, uno dei simboli dell'Armenia, attraversa la piazza della Mangiatoia e l'incenso viene fatto bruciare dal superiore della Basilica della Natività. È di nuovo Natale a Betlemme. Le celebrazioni della Chiesa Armena Apostolica, cioè ortodossa, si aprono il 18 gennaio con l'ingresso solenne del Patriarca di Gerusalemme, l'Arcivescovo Narun Manujan. Secondo una tradizione antica, il Natale per gli armeni cade il 6 gennaio del calendario giuliano, che corrisponde al 19 gennaio del calendario gregoriano. Dopo l'accoglienza nel convento armeno, che si trova all'interno del complesso della Natività, il patriarca presiede la divina liturgia nella basilica, di cui la Chiesa ortodossa armena, insieme a cattolici e greco-ortodossi, è custode. Come popolo armeno nella West Bank, a Gerusalemme, ad Haifa e a Jaffa, siamo quasi 10.000 persone. Viviamo bene, grazie a Dio, specialmente in Palestina. A Natale bisogna aprire gli occhi del cuore e non i nostri occhi per vedere la verità. Benché non sia tra le più numerose oggi, la comunità armena ortodossa è molto dinamica e una delle più antiche in Terra Santa. Le prime testimonianze risalgono infatti al III secolo. Un pensiero particolare anche a Betlemme in questo Natale di inizio 2015 va al centenario del genocidio armeno, che si ricorda proprio quest'anno. Il popolo armeno nel 1915 è stato deportato perché non ha voluto cambiare religione. Siamo usciti dall'Armenia e ora l'Armenia è un quarto di come era prima. Noi abbiamo avuto persone martirizzate perché non hanno rinnegato la propria fede. Il Natale degli armeni chiude oltre un mese e mezzo di celebrazioni ed eventi a Betlemme, iniziati con la prima domenica di Avvento. Il periodo natalizio è il più importante dell'anno per la cittadina della Cisgiordania, anche dal punto di vista economico. Una stagione su cui si fanno già bilanci e si tracciano prospettive.
Abbiamo avuto solo il mese scorso circa 100.000 turisti arrivati in Palestina e in particolare a Betlemme. Questo mese, nelle ultime due settimane, ne abbiamo avuti circa 50.000. Diciamo che questo numero di visitatori in Palestina è accettabile per noi, nonostante i molti problemi. Ma stiamo lavorando per avere sempre più turisti. Se confrontiamo 2013-2014, abbiamo ancora una crescita dei pernottamenti in Palestina del 9%, mentre nel numero di visitatori abbiamo un calo del 3%. La situazione politica ha conseguenze dirette sul turismo a Betlemme e soprattutto anche sulla partecipazione alle celebrazioni per il Natale a Betlemme. Betlemme è la città rinchiusa dal muro, purtroppo, e ciò contraddice il messaggio originario sul significato della pace. Tutti coloro che credono nel messaggio di Betlemme sono cittadini di Betlemme, che vivano qui o in qualunque parte del mondo. Lo scorso 18 gennaio la Chiesa Cattolica ha celebrato la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, una giornata che quest'anno il Santo Padre ha consacrato alla lotta contro il traffico di persone, contro la schiavitù, chiedendo una rete universale di collaborazione in difesa della dignità umana. In Israele il numero degli immigrati e rifugiati è aumentato. Gli esperti di diritti umani hanno pubblicato alcune statistiche relative alla popolazione immigrata in Israele. Secondo i dati pubblicati, i lavoratori immigrati in possesso di visto regolare costituiscono appena lo 0,8% della popolazione israeliana. And so in the Holy Land today. Qui in Terra Santa oggi non abbiamo solo molti stranieri che vengono a lavorare nell'agricoltura e nell'edilizia, ma anche molti cattolici di varie parti dell'Asia e dell'Africa che vengono qui alla ricerca di un lavoro. Spesso durante la loro permanenza cominciano una vita qui in Terra Santa. Alcuni di loro hanno figli qui e li crescono parlando con loro solo ebraico. Una realtà che suscita lo sguardo attento della Chiesa, che ha aperto le porte a questa nuova presenza cristiana in Israele. La grande maggioranza degli immigrati e dei rifugiati si concentra per lo più nella città di Tel Aviv, così che la maggior parte dell'opera pastorale è concentrata in questa zona. In occasione della Giornata Mondiale dei Migranti e dei Rifugiati è stata celebrata una messa nella parrocchia latina di Sant'Antonio, che ha richiamato centinaia di fedeli di diverse nazionalità, che hanno portato colore alla celebrazione presieduta da padre David Newhouse e concelebrata dai sacerdoti di diverse etnie. Canti in lingua e ritmi differenti che hanno colpito Monsignor Eduardo da Cugna, sacerdote portoghese in visita in Terra Santa. Io sapevo già per informazione che in Terra Santa ci sono cristiani, centinaia di migliaia di cristiani non migranti, no? Però questa celebrazione è vivissima, piena di gioie, piena di fede, piena di entusiasmo. Si vede che la terra di Gesù è ancora attrattiva per tanta gente. L'unica cosa che io spero è che tutti quelli che vengono qui siano prima ben accolti, ma che possano anche rafforzare la propria fede. Amazing. È straordinario vedere tutte queste persone qui, provenienti da vari paesi, varie culture, festeggiare insieme. Siamo felici di essere insieme e di essere un'unica famiglia. È una gioia essere qui. You know, we enjoy being here today. Normalmente le comunità di immigrati si riuniscono in pranzi e passeggiate, così da poter condividere la loro cultura, il cibo e la lingua. In Israel we must have a room first of all. And then we must have a family. Qui in Israele abbiamo bisogno di avere una casa, una famiglia che ci accolga. Nei giorni liberi andiamo in chiesa, a messa. Ma mi manca la mia famiglia. Ho due figli, mi mancano. Ma viviamo qui come una famiglia, ci divertiamo, usciamo per fare picnic. Visitiamo i luoghi santi come Tiberiade per vedere il mare o andiamo al fiume Giordano. We go for picnic, we go to see all the holy places like Tiberiade, Dead Sea. River Jordan. Il Papa ha concluso il suo messaggio dicendo ai migranti e ai rifugiati che hanno un posto speciale nel cuore della Chiesa e li ha esortati a non perdere la fiducia e il coraggio. We ask that you pray for us. Chiediamo a voi che ci sostenete e fate visita di pregare per noi e per favore ricordate che la Chiesa in Terra Santa è una Chiesa povera che affronta molte sfide. Ma ora la nuova sfida è aprirci per accogliere gli immigrati, coloro che chiedono asilo, coloro che più hanno bisogno della Chiesa.
Ci siamo sposati 5 mesi fa. Oggi abbiamo rinnovato le nostre promesse matrimoniali nella chiesa dove ci siamo sposati e ci piacerebbe farlo ogni anno. Ci siamo sposati 34 anni fa. È come se fosse passato solo un giorno. Sono stati anni molto belli, grazie a Dio. Abbiamo dei figli che sono molto bravi. Siamo sposati da 51 anni. Ci siamo sposati 15 anni fa. Siamo a Cana di Galilea, un villaggio a pochi chilometri da Nazareth, sulla via che scende verso il lago di Tiberiade. Qui Gesù, invitato a un matrimonio, fece il primo miracolo trasformando l'acqua in vino. In questo luogo, la prima domenica dopo la celebrazione del battesimo di Cristo, la tradizione vuole che tutte le coppie rinnovino le loro promesse di nozze. Tante coppie sono venute dalla Galilea, dal Magar, da Haifa, da Nazareth, da Raine e da Jaffa di Nazareth. Le feste in tutti i santuari qui in Terra Santa sono feste di gioia che attraggono tutti i cristiani e anche i non cristiani. Tutti celebrano questo evento con uno slancio spirituale. L'acqua trasformata in vino è il segno che il Signore ha voluto dare agli sposi. Non lasciate che la vostra vita diventi presto senza sapore, ma fidatevi per avere sempre una vita inebriante. Beati noi qui, perché il Signore Gesù non ha moltiplicato i pani e i pesci, ma qui Egli ha cambiato la sostanza dell'acqua, che non ha sapore, né colore, né odore, e l'ha trasformata in vino nuovo, vita nuova, che ci meraviglia e meraviglia tutte le famiglie. Il sacramento del matrimonio è un mistero di gioia, di festa e della presenza di Dio attraverso il suo popolo. La strada è lunga e noi auguriamo a tutti gli sposi longevità. E da qui, dalla Chiesa delle Nozze di Cana, vogliamo mandare un messaggio sull'importanza della famiglia, soprattutto della famiglia araba che vive tante difficoltà. Noi preghiamo per tutte le famiglie perché rimangano unite. Ciò che Dio unisce, l'uomo non separi. Spero di celebrare non solo 34 anni di matrimonio, ma arrivare a 60 e 70 anni. Cana è una città santa, è la città dove Gesù ha fatto il suo primo miracolo e un secondo miracolo ancora quando ha guarito il figlio del centurione di Cafarnao. Noi celebriamo questa festa ogni anno e vogliamo invitare tutti a partecipare a questa celebrazione. Il mio augurio è per un futuro di pace e che il Medio Oriente possa vedere giorni migliori. Simboli di una vita donata dal Dio Creatore, nella Bibbia sono citate 22 specie di alberi. A Gerusalemme gli alberi antichi sono testimoni della scrittura e alcuni di essi sono stati catalogati dall'associazione israeliana Keren Kayemet Leisrael, fondo nazionale ebraico. Pensiamo agli ulivi del Getsemani, il cui nome significa frantoio in aramaico. Questo è il monte degli ulivi di fronte a Gerusalemme, dove il re Davide salì piangendo in fuga dal figlio Assalonne che si ribellava contro di lui. Nel Nuovo Testamento il monte degli ulivi è associato a Gesù prima del suo arresto. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui mentre io vado a pregare». We are in Getsemane and according to... Siamo nel Getsemani e basandoci su ciò che sappiamo, questi sarebbero gli ulivi più antichi in Israele. Se si parla a un pellegrino di Getsemani, la prima immagine che gli viene in mente sono questi alberi. Non chiede nessun'altra cosa, solo i famosi ulivi. Not the churches, not anything else, only the famous old olive trees. Gli ulivi del primo secolo non hanno resistito agli assedi di Gerusalemme da parte dei Romani nel 70 e nel 135. Nel 2012 i ricercatori italiani hanno datato il tronco di 3 di questi ulivi al XII secolo. Le radici però sarebbero ancora più antiche. La continua presenza degli ulivi qui, apprezzati per le olive come per il legno, è attestata dagli storici e dalle storie dei pellegrini attraverso i secoli.
Un altro sito seguito dal KKL è il Monastero Ortodosso della Croce sotto il Parlamento israeliano. È stato costruito sul sito dell'albero il cui legno sarebbe stato utilizzato per la croce di Cristo. Secondo la leggenda, l'origine di questo albero risale al Vecchio Testamento. We are in the Monastery of the Holy Tree and here Lot. Siamo al Monastero dell'Albero Sacro. Qui Lod, fratello di Abramo, piantò l'albero che ha dato il legno per la croce di Gesù Cristo. È in questo stesso monastero che i due pini provenienti dal Monte Athos in Grecia sono stati trasportati e piantati nel XIX secolo. Tra gli alberi famosi di Gerusalemme, il KKL ha anche identificato i pistacchi del cimitero britannico del 1917 nei pressi del Monte Scopus, testimoni nella loro apparenza anche di una leggenda biblica. We see a native plant, a native tree of Israel, which is called Oriental strawberry tree, and it's got a very... Vediamo nel mezzo del cimitero un albero originario di Israele. Si tratta di un pistacchio orientale. Ha un colore rosso molto particolare associato a una leggenda. Assalonne, figlio di Davide, è stato ucciso contro l'albero e il colore rosso è quello del suo sangue. L'elenco potrebbe continuare. In diversi anni il KKL, che gestisce il territorio e le foreste in Israele, ha identificato oltre 1200 alberi antichi, testimoni della storia ed elencati per essere evidenziati e protetti. Un lavoro fondamentale che sottolinea l'importanza degli alberi nella storia sacra e i suoi numerosi simboli che toccano l'uomo nella ricerca di Dio. Come recita il Salmo 1, colui che si diletta nella legge del Signore è come albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Siamo qui per comunicare la Terra Santa, per dare voce e visibilità alla Chiesa Madre di Gerusalemme, ai cristiani locali, ai luoghi santi. Siamo qui per mostrare a tutti le tante storie quotidiane dimenticate di fatica, di coraggio, di fede. Siamo qui per portare in tutto il mondo la speranza della Terra di Dio. Sostieni chi dà voce all'opera di Terra Santa. E la prossima settimana, in coincidenza con la giornata della vita consacrata e della memoria delle apparizioni di Maria Santissima a Lourdes, avremo modo di parlare su un tema molto caro al grande Papa Santo Giovanni Paolo II, Maria icona dei consacrati. Sarà uno dei maggiori studiosi di Maria Santissima, padre Salvatore Perrella, preside del Marianum e docente di Mariologia presso la medesima facoltà teologica, a presentarci la figura di Maria Santissima, icona dei consacrati. È tutto anche per oggi, grazie per l'ascolto, vi rimandiamo al prossimo incontro.